Nell'attuale periodo di congiuntura economica particolarmente sfavorevole, il panorama imprenditoriale abruzzese mostra segni di forte debolezza. Il primo semestre di quest'anno, nel confronto con lo stesso periodo del 2007, ha infatti registrato una flessione nel numero di imprese attive pari a 358 unità. Tuttavia, in controtendenza all'imprenditoria femminile, grazie all'ottimismo, alla creatività e alla competenza, il numero delle imprese rosa continua infatti a crescere. Al 30 giugno di quest'anno hanno raggiunto quota 37.404, incidendo così per il 29% sul totale e segnando un più 0,02%. Lo studio evidenzia inoltre come la fetta maggiore delle imprese femminili sia costituita da ditte individuali, pari a 28.718, seguite da società di persone, ovvero 5.556, e società di capitale, che sono 2.632, mentre sono soltanto 445 le cooperative, 40 le altre forme e 13 consorzi. Questi dati della Camera di Commercio di Milano, elaborati per la Regione Abruzzo dall'agenzia giornalistica Dalla A alla V.